Tra qualche giorno, domenica 25 settembre, ci saranno le elezioni politiche qui in Italia per il rinnovo dei componenti del Senato e della Camera. Invito coloro che stanno guardando questo mio video ad andare a votare qualora fossero indecisi o qualora avessero addirittura pensato di non andare a votare perché tanto il mio voto non vale nulla. Non è così. Il voto è un'arma potentissima, pacifica, che ci consente di poter cambiare le cose. La nostra voce vale, cerchiamo di usarla. Non assoggettiamoci più al potere degli altri e al volere degli altri. Stiamo attraversando veramente un periodo di non ritorno. L'Italia è sul baratro, è andata oltre il baratro della miseria. La forbice è sempre più ampia, i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri, compresa principalmente la classe media, l'asse portante della società, sempre più povera. L'aumento delle bollette, luce, acqua, telefono, benzina, legate anche a delle scelte governative discutibili, ci sta portando veramente a un punto di non ritorno. Non ce la facciamo più, le famiglie italiane non ce la fanno più, anche quelle che un tempo, ma non molto tempo fa, avevano una certa tranquillità economica. Pertanto dobbiamo svegliarci e dobbiamo dire la nostra. Dunque, la pandemia degli ultimi 2 anni e mezzo ci ha definitivamente messi in ginocchio. Allora, io vi invito a votare quei medici che si sono candidati nelle varie liste, nelle liste antisistema, perché sono quei medici che hanno lottato strenuamente per non abbandonare i connazionali, i cittadini malati, abbandonati a se stessi, sul consiglio governativo della vigile attesa e della tachipirina. Medici che stanno pagando sulla loro pelle queste scelte coraggiose. Sospesi dall'ordine professionale, senza stipendio e addirittura deferiti agli organi di magistratura. Siamo in un paese dove la sanità giusta e la magistratura giusta, la giustizia giusta non esistono più. Vedi le intercettazioni della lista Palamara. Non possiamo più pensare di essere garantiti quando chiederemo giustizia in un'aula di tribunale, perché sappiamo bene come stanno andando a finire le cose. Non c'è più libertà di stampa. L'Italia è uno degli ultimi posti per quanto riguarda la repressione della stampa e della comunicazione. L'articolo 32 della Costituzione, cioè la libertà di cura, è stato violentato come moltissimi altri articoli di legge. Io non voglio dilungarmi assolutamente qui perché siamo tutti stanchi di parole, però questi sono dati di fatto importanti. Dobbiamo andare a votare. Dobbiamo riportare una salute giusta, una sanità giusta in Italia, tra l'altro delegata a medici stranieri perché i nostri sono stati esautorati. Ci troviamo davanti alle importazioni di medici ucraini e medici cubani. E voglio chiedere se questi medici sono iscritti all'ordine dei medici, dove i nostri che hanno curato sono stati sospesi perché hanno curato i pazienti, secondo scienza e coscienza, onorando il giuramento di Ippocrate e non facendo per tutti applicando un unico protocollo, vigile attesa e tachipirina. Detto questo, vi invito a votare le liste, ognuno si vada a cercare quella più consona al proprio modo di pensare, si vada a guardare i candidati, ma non votiamo le liste classiche, le classiche liste che sono state a braccetto finora con i governi precedenti, con il governo uscente, che ci hanno venduto, parliamoci chiaro. E quindi andiamo a votare perché i governi classici hanno militarizzato i loro elettori e andranno a votare ognuno per una prebenda personale, vera o fasulla che sia. Quindi alziamoci domenica e andiamo a votare. Andiamo a votare per quei medici che hanno, alcuni di loro, anche perso la vita per questo sventurato paese. Grazie.